E il marocchino Cherkaoui Lalami, il vincitore della 15ª edizione della maratona internazionale Città di Napoli, trofeo Banco di Napoli. L'atleta della Running Club Futura ha concluso la gara col tempo di 2 ore, 21 minuti e 1 secondo, precedendo in volata il connazionale Juad Zain, terzo il keniano Nicodemus Biwott. Tra le donne, prima l'italiana Chiara Giangrande. Una bellissima giornata di sole aveva accolto questa mattina gli atleti che da oltre 30 nazioni, tra cui Giappone, Brasile e Stati Uniti, sono venuti a Napoli per partecipare alla maratona. Un percorso più veloce rispetto al passato, che con partenza e arrivo in piazza del Plebiscito ha toccato alcuni punti del cuore del centro storico della città, il lungomare di Via Caracciolo, Mergellina, Posillipo e Fuorigrotta con la mostra d'oltremare. Frequentatissimo il villaggio Maratona in piazza Plebiscito, dove oltre ad iscriversi alla gara è stato possibile partecipare alle diverse attività collaterali e visitare gli stand degli espositori. Dobbiamo promuovere tutti gli sport, perché gli sport sono un'occasione anche di miglioramento della crescita dei nostri giovani. Lo sport deve affiancare la scuola, non deve essere la Cenerentola. Dobbiamo combattere la dispersione scolastica, ma anche la dispersione sportiva, migliorando ovviamente la qualità dei nostri impianti, con una grande coesione con i privati, perché in questo momento è necessario appunto intendersi con i privati in modo tale da offrire alla città delle occasioni e delle strutture migliorate. Lo stiamo facendo, abbiamo fatto a Collana, lo faremo con le altre nostre palestre, lo stiamo facendo con le piscine della 219. C'è quindi un impegno preciso a favorire appunto lo sport come elemento, come fattore di educazione e di crescita sana dei giovani.